Ciao a tutti, da Nicola Castiglione dalla Selezione Nazionale Piloti e benvenuti alla puntata numero 298 di Racing Time, il TG dei motori. Siamo a meno 2. Ragazzi, domani è la vigilia, vi rendete conto? Cioè, veramente, siamo arrivati a Natale in men che non si dica. E nonostante sia Natale, comunque vi posso garantire l'attività in Formula 1. E anche in altre categorie, quali Dakar, quali il Mondiale Rally, è in totale fermento. Un'altra organizzazione che si sta muovendo tantissimo per essere pronta a fine gennaio è quella della Race of Champions. Morale della favola, ragazzi, nel mondo dei motori, questo ve lo posso garantire perché lo vivo direttamente, non ci si riposa veramente mai. Prima di andare avanti con la puntata, volevo dirvi una cosa, già sicuramente molti di voi se ne saranno accorti, però sono parecchio raffreddato, quindi la voce non sarà la solita, non che sia bella, però comunque appunto sarà un po' più bassa, un po' più roca, perché appunto ho un bel raffreddore in corso, me l'ha combinata precisa per il Natale. Comunque c'è chi sta peggio, oggi ho sentito qualche pilota della selezione nazionale che saluto e mi ha detto che hanno l'influenza, quindi c'è chi sta peggio. Comunque, in ogni caso, iniziamo con la puntata di oggi facendo, come di solito, un piccolo riferimento a quella di ieri. Se ricordate, nel video di ieri, a un certo punto abbiamo parlato della situazione di Simone Resta, video che, tra l'altro, come potete vedere, non ho avuto neanche il tempo di poter fare la copertina per questo video qua. Comunque, al di là di questo, vi avevo detto che Simone Resta è un attimino in stand-by, è molto probabile che rimanga per almeno 6 mesi in AS. E questo per quale motivo? Perché il suo arrivo, seppur validissimo, andrebbe a destabilizzare un pochino un ambiente che qualche scossone nell'ultimo periodo lo ha ricevuto e che vi assicuro continuerà a riceverlo, soprattutto per quel che riguarda alcuni ruoli che riguardano la strategia. Però, a conferma di quello che vi ho detto ieri, è intervenuto Benedetto Vigna, che con molto piacere noto è sempre più attivo per quel che riguarda i fatti di Maranello e che è sempre più presente proprio in fabbrica a seguire un po' l'evolversi della situazione. Ebbene, anche lui ha ribadito come l'arrivo di Resta sarebbe graditissimo dal punto di vista tecnico, però potrebbe andare a minare alcuni equilibri che si sono creati. Quindi è tutto un attimino in pausa e solo il tempo ci farà capire come intendono agire, ma non lo sanno neanche loro, quindi lo valuteranno man mano a Maranello con un tecnico così prezioso, così importante, ma anche per certi versi ingombrante grazie alla sua bravura. Certo, è meglio avere tanti tecnici bravi piuttosto che non averne, su questo non c'è dubbio. E poi, sempre in merito alla figura di Vigna, io voglio spendere due parole. Effettivamente, prima di questo 2022, anzi, prima della fine del 2022, era stato totalmente assente e per questo non mi piaceva il suo operato, non mi piaceva affatto. Però devo dire che ha dato una svolta e lo sta dimostrando, non a parole ma con i fatti, e che quindi la sua figura potrebbe essere veramente molto utile alla causa del cavallino rampante, anche perché stiamo parlando di un manager di grandissimo successo, che sa muoversi benissimo in determinati ambienti e che potrebbe ripercorrere una strada già tracciata dal grandissimo Marchionne, quindi speriamo bene, incrociamo le dita. Poi, sempre in ambito Ferrari, oggi è arrivata una conferma, ovvero sono stati rinominati come piloti che si occuperanno dello sviluppo al simulatore della nuova Ferrari del 2023, Antonio Fuoco e Davide Rigon, rispettivamente il primo a sinistra e il secondo a destra. Tra l'altro, Davide Rigon, ragazzi, io ho avuto l'opportunità di girarci in pista a Jesolo. È un pilota fortissimo,
fortissimo, una pulizia di guida incredibile unita a una velocità innata. È veramente un grande, grande pilota. E questa coppia, che è una coppia di piloti fortissima e che probabilmente vedremo impegnati nella Hypercar, alla guida dell'Hypercar Ferrari, la 499P Signorina, ha già dimostrato quanto è forte assieme a Daniel Serra nel mondiale WEC. Scusatemi, con la voce mi accorgo che sto andando sempre più giù, mi sto sforzando parecchio, però non è semplicissimo. Comunque andiamo avanti con la puntata. Allora, ieri vi avevo detto che sarebbe stata messa in moto la W14, ovvero la nuova Mercedes, che ragazzi non fatevi ingannare dalla foto misteriosa, non è quella che avete visto, quello è solo un montaggio. È stato così, mi dispiace essere andato in onda poco prima che arrivassero le immagini e soprattutto il suono della nuova Mercedes che verrà utilizzata da Hamilton e Russell durante il prossimo mondiale. Per carità, il sound è identico a quello dell'anno scorso, però comunque lo voglio condividere con voi. Ve lo faccio vedere. Come avete avuto modo di vedere, i Mercedes sono stati attentissimi a non far passare neanche un'immagine, cioè abbiamo visto cose del tutto indifferenti in ottica della prossima stagione. C'è un livello di top secret incredibile, anche se qualche, come dire, indiscrezione sulla nuova vettura è arrivata, però come sapete io voglio prima essere certo di quello che dico, quindi devo verificare per benino questo tipo di informazioni che poi sarà mia premura condividere con voi. Poi, sempre per quel che riguarda la Formula 1, abbiamo altre due news, ovvero Logan Sargeant ha provato il nuovo sedile sulla nuova vettura, o meglio sul manichino della nuova vettura, in vista della stagione dell'anno prossimo. E poi una cosa che invece merita, come dire, un attimo d'attenzione, è la situazione di quello che potremmo chiamare il futuro team Andretti in Formula 1. Adesso vi spiego il perché della manina posizionata là. Allora, spesso si parla di un ingresso del team di Michael Andretti, anzi direi del team di Mario e Michael Andretti in Formula 1, o se preferite invertiamo i nomi, ma comunque ci sono dentro sia padre che figlio. Realisticamente, in ottica 2023, lo sappiamo, no. In ottica 2024 si vocifera qualcosa, però andiamo a guardare bene i fatti. Fino ad oggi loro non sono mai riusciti a entrare in Formula 1. Quindi, quale potrebbe essere il pass per avere accesso a questo tanto sospirato debutto in Formula 1 che Michael Andretti e compagnia vogliono assolutamente fare? Ebbene, il tramite potrebbe essere un costruttore. E allora, realisticamente parlando, il debutto in Formula 1 del team Andretti potremmo vederlo nel 2026, soprattutto se il legame tra Honda, che come vedete Michael Andretti ha ben stampato qui sulla camicia e anche il suo pilota Colton Herta, tra Honda e Red Bull dovesse appunto dissolversi. Allora a quel punto lì l'Honda avrebbe bisogno di un team di riferimento o comunque di un team clienti che potrebbe essere un ottimo team clienti. E chi meglio di Michael Andretti? Addirittura c'è chi intravede questo tipo di operazione. Andretti e Honda assieme
acquistano l'Alfa Tauri. Sì, potrebbe succedere proprio questo. E quindi debuttano in Formula 1. A quel punto lì, però, non vedremmo l'undicesimo team, quindi 22 vetture, ma le vetture sarebbero sempre 20. A mio avviso, qualche vettura in più nello schieramento di Formula 1 non farebbe assolutamente male. Però, in definitiva, questo è quanto si prospetta di realistico, di concreto per il team Andretti per far sì che finalmente possa debuttare in Formula 1. Passiamo adesso al momento che potremmo chiamare momento Dakar, perché ieri abbiamo analizzato la vettura che viene data come favorita per il successo finale, ma andiamo a vedere quale potrebbe essere la sua prima antagonista. La sua prima antagonista si chiama Audi RSQ e-tron ed è quello che io definisco una vettura ibrida altamente elettrificata. Voi direte, ma che cosa vuol dire Nicola con questo altamente elettrificata? Bene, ve lo spiego subito. Questo dell'Audi è praticamente il progetto più affascinante dal punto di vista tecnico, perché ha delle soluzioni veramente originali. Analizziamole assieme. Partiamo dalla roba più banale, ovvero l'autotelaio, perché poi veramente sotto, non il cofano, dentro la vettura in questo caso c'è tanta, tanta roba. Allora, per quel che riguarda il telaio, anche qui ci troviamo davanti un telaio tubolare in acciaio rivestito di pannelli in materiale composito e in carbonio. Poi gli pneumatici, come potete vedere, sono enormi, esattamente come quelli della Toyota. Disco da 17 e pneumatici da 37 pollici con un diametro di ben 94 centimetri. Praticamente solo una ruota è alta quasi un metro. È qualcosa di impressionante. Poi ancora, guardate l'enorme presa d'aria che abbiamo qui sopra. Da qui viene raffreddato tutto l'impianto sia elettrico che termico, non solo, quindi tutto il motore ibrido, non solo. Qui possiamo vedere che hanno trovato posto le due ruote di scorta, una è qua e una è dall'altro lato della vettura, quindi un punto facilmente accessibile. Anche questa, anche la logistica e la praticità in una gara di intervento, in una gara così difficile come la Dakar, è molto molto importante per puntare al successo assoluto. Poi ancora, che cosa c'è dentro la vettura? Abbiamo un motore 2000 4 cilindri turbo a iniezione diretta che è praticamente quello che correva in DTM fino al 2020 e questa è la parte termica del motore ibrido. Tra l'altro, guardate che bella turbina che c'è lì. Per quel che riguarda invece la parte elettrica, il motore è derivato direttamente da quelli che hanno corso con la Gen 2 in Formula E con l'Audi, quindi quelli che hanno corso, i motori che hanno corso fino alla passata stagione. Adesso viene il bello. Guardate com'è lo schema della vettura. Allora, qui davvero ci possiamo assolutamente sbizzarrire e rimanere affascinati da cotanto progetto. Abbiamo tre motori elettrici, tre motogeneratori elettrici. Uno è posto qui e dà trazione alle ruote posteriori. L'altro ce l'abbiamo qui e dà trazione all'asse anteriore. E l'altro è messo di fianco al motore termico. Quindi, e questo pacco a centro enorme sotto i piloti sono le batterie. Allora, che cosa succede? Il motore termico non agisce direttamente sulle ruote, bensì serve unicamente per caricare la batteria attraverso il terzo motogeneratore elettrico. Quindi, questo è il primo, questo è il secondo e questo è il terzo. Attraverso la rotazione dell'albero motore, il lavoro meccanico dell'albero motore, si genera corrente che viene trasferita al pacco batterie o piuttosto direttamente ai due motogeneratori che stanno uno avanti e l'altro indietro,
dare trazione alle ruote. Quindi noi potremmo dire che la potenza motrice, quindi la trazione di questa vettura, è totalmente elettrica. La cosa curiosa è che quando noi sentiamo la vettura passare, in realtà sentiamo sia il fischio dell'elettrico sia il rombo del motore termico. Però se ci concentriamo sul rumore del motore termico, ci accorgiamo che è sempre uguale a livello di giri, proprio perché praticamente non variano i giri motori in base alla velocità della vettura, che per regolamento è vincolata a 170 km/h di velocità massima, ma bensì il motore termico gira sempre più o meno agli stessi giri per continuare a produrre continuamente elettricità da trasferire alle batterie. Davvero una soluzione innovativa. Poi ancora, per quel che riguarda la vettura, vi do qualche altra piccola informazione, ovvero che ha un serbatoio di 340 litri e che ha un'accelerazione da 0 a 100 di 4,5 secondi. Secondo me, dopo l'esperienza fatta da Audi l'anno scorso, quest'anno questa vettura sarà molto molto più competitiva. Passiamo adesso a un messaggio di Vincenzo Carlo Buongiorno, che mi fa una domanda specifica in merito alla cosa che avevo detto l'altro giorno della prevendita dei biglietti in numero limitato per il Gran Premio di Imola e di Monza. Mi ha chiesto un consiglio: secondo te quali sono i punti più belli da dove guardare il Gran Premio? Ebbene, assolutamente, per quel che riguarda Imola, il punto più esaltante sia da guidare che da vedere è la curva delle acque minerali, la zona delle acque minerali. Perché? Perché si arriva praticamente da un discesone incredibile, si va a fare questa curva che si è soggetti tanto a forza centrifuga e già più o meno qui bisogna impostare la frenata quando appunto ancora la forza centrifuga è attiva sulla vettura. Questo tende a destabilizzare un po' la vettura in frenata. In realtà questo per la Formula 1 è, come dire, una non difficoltà, perché hanno talmente tanta di quella tenuta che le schiaccia per terra da non accorgersi di questo tipo di inconveniente, di questo tipo di problema. Però per quel che riguarda tutte le altre vetture, la prima parte delle acque minerali diventa una curva veramente tosta, perché si va a frenare in uscita e la vettura si alleggerisce tantissimo al posteriore. Poi una volta qui c'era la ghiaia, quindi era facile uscire di pista e portare davvero tanto tanto sporco. Adesso non c'è più questo tipo di difficoltà e quindi un po' questa curva è diventata un po' più facile, ma rimane il punto più bello sia per i piloti che per gli spettatori da guidare e da vedere. Un altro punto che non è niente male, che somiglia un po' come tipologia alle acque minerali, è l'arrivazza. Per quale motivo? Perché innanzitutto anche qui si arriva da una bella discesa, qui si affronta questa curva e poi subito la frenata. Però le Formula 1 hanno dei tempi di frenata veramente così piccoli e frenano in pochissimi metri che quando escono da questa curva poi affrontano un altro po' di pista prima di piazzare la zampata sul freno e quindi non hanno il posteriore in crisi. Però questa rimane, le due rivazza rimangono indubbiamente uno dei punti più belli da guidare e da vedere a Imola. C'è da dire anche che in questo caso una parte della via di fuga è stata asfaltata, quindi ne diminuisce la difficoltà dal punto di vista della guida, dal punto di vista tecnico. E poi un'altra cosa, che in questa zona non è facile vedere sorpassi, così come alle acque minerali, per il semplice motivo che la carreggiata è abbastanza stretta per una Formula 1. Per quel che riguarda Monza, io vi direi mettetevi alla fine del dritto, perché là si vedono tanti sorpassi e poi soprattutto c'è un bel maxi schermo. Un altro punto carino potrebbe essere le due curve di Lesmo, però lì vedete ben poco e soprattutto, però dal punto di vista della guida i piloti sono ben impegnati, e soprattutto se non erro non c'è il maxi schermo.
Altro punto dove si può vedere qualche sorpasso è la seconda variante. Poi voglio chiudere questa puntata facendovi vedere una cosa. Quando un pilota entra nel mito, e c'è chi lo è già quando è in vita, senza aspettare che poi debba passare a miglior vita, una cosa che sto potendo vedere è che non viene mai dimenticato. E questa è una cosa stupenda. Continuamente ci si ricorda di lui e anche chi non l'ha vissuto lo conosce. E tutto questo avviene non solo nell'ambito del motorsport. Guardate queste immagini. Domenica il Corinthians, squadra brasiliana, durante una partita di calcio ha voluto ricordare così Ayrton Senna. Tutti i calciatori hanno indossato il casco del mitico Ayrton, ricordandolo davanti a uno stadio stracolmo di gente. Veramente un gran bel gesto, veramente bello. Questa è una cosa che davvero mi fa venire la pelle d'oca. Bene, ragazzi, anche per questa puntata e qui la mia voce un po' si è sciolta parlando, però credetemi, ho un solletico qua che non si può capire. Vi rinnovo ancora una volta questo invito. Accendetevi una fiaccola, mi raccomando. E nulla, vi rimando all'appuntamento di domani. Ci iniziamo a fare gli auguri, ovviamente. Finisco con la solita poesia. Da Nicola Castiglione, dalla Selezione Nazionale Piloti, è tutto anche per oggi. Spero la puntata vi sia piaciuta. Se così, lasciate un like, un commento, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, attivando la campanellina e condividete il video sui vostri social se vi è piaciuto. Bene, è tutto. Ciao, godetevi quest'attimo di pausa, si sta in famiglia. Si cerca di ricaricare le batterie, un po' come fa l'Audi alla Dakar. E buon Natale a tutti, dai, iniziamo già da oggi ad augurarci buone feste. Ciao!